Sapevano negli occhi questo disborraccio, poi come in un lampo apparso dentro un abbraccio, tolto un bacio tremando, fugge su di lei, e tutto lo spazio è fatto dentro un abbraccio, che sfidava mille leggi almeno 100 dei, e lui che avrebbe superato ed aspettato per millenni per poterla rivedere pure solo un giorno, e si sarebbe abbracciato e addormentato tra i capelli per potersene portare sopra come un sogno. E lei senza fiato accendendo si tenne silenzio nel castello ed un tamburo in petto, e da ogni male nasce forza mossa da due leve, le nostre sono un sesto senso del destino incerto, e lei sarebbe andata ovunque basta stare insieme, anche dentro il cerchio dell'inferno, dentro un vento eterno. Avevo ancora gli occhi di un bambino, di chi sa amare solo il male, quindi ti apre primo. Tu rimani fra i capelli, il sole del mattino, una tempesta di ricordi, il fuoco del destino. Noi ci scottammo già dal primo giorno, tu sei partenza ma senza ritorno. Sole del tropico, del capricorno, che regola il caldo e vince l'ora in mondo. Noi eravamo la stessa persona, principi senza corona, il tuo ricordo mi abbandona, il tuo respiro si fa spilli, buca ed ossessione, amore che nulla manda ma perdona, siamo come allora. Ma qui l'inferno ci ha rubato il tempo, ci ha abbandonato dove è sempre sera, io che mi esprimerò solo piangendo e tu che parlerai di lei come di me. Ed ora scusa ancora se ti ho amato in un rapporto complicato dove non esiste il fatto, e se un amore vero non può essere giudicato come il nostro primo bacio, che canzone quel peccato. Resta con me. Ringraziamo il clandestino e adesso arriva il momento di capire come sia ancora attuale il messaggio dantesco, e quindi se non dare adesso la parola proprio a lui, quindi accolgo sul palco Simone Terreni. Così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guai. Siamo nel secondo cerchio. Nel canto precedente Dante aveva attraversato il limbo, era riuscito ad arrivare a bordo
di quello che è una sorta di imbuto rovesciato. È lo inferno, è l'inferno più tremendo, più dannato, quello dove c'è tanto più dolore, dove tanto più dolore che punge a guai. Nel primo canto il sommo poeta si era perso in una selva oscura. Chi non si è perso nella sua vita? Chi non ha avuto un momento di debolezza? Chi non ha avuto un momento di depressione? Chi non ha sofferto delle pene? E lui, mentre stava cercando di uscire da quella situazione, incontra le tre fiere e ha paura, tanta paura, e non riesce ad andare avanti. Vede un colle della grazia, potrebbe arrivare da sopra, salvarsi, ma le tre fiere lo sbarrano, la lupa, la più tremenda di tutte quante, impedisce il passo. Allora vede un'ombra in lontananza: miserere di me! Gli grida: qual tu sia, uomo ombra. È Virgilio, il suo maestro, è il suo duca, il suo signore. Virgilio è la persona che nel Medioevo rappresentava la massima conoscenza, l'autorità latina, l'autorità romana, i valori che incarnava un tempo. E Virgilio accorre in soccorso, in aiuto di Dante, e Dante ha paura, ma lui gli dice: a te conviene tenere un altro viaggio, a te conviene tenere il viaggio dello inferno, devi attraversare tutto il mondo dell'oltretomba, devi fare un viaggio, un cammino, e questo cammino è dentro di te, è dentro di noi. E allora Dante si convince: allora si mosse, io li tenni dietro. Ma poi nel secondo canto di nuovo ha paura: non io Enea, non Dio, Paolo sono. Quante volte incominciamo un percorso, un progetto, un'idea e non ci sentiamo all'altezza, abbiamo paura e di nuovo ci fermiamo, di nuovo ci blocchiamo, di nuovo torniamo in una sorta di selva oscura e abbiamo perso la dritta via. E di nuovo ancora Virgilio, e di nuovo ancora Virgilio gli dice: guarda che tre donne si sono mosse per te, la Vergine Madre, Santa Lucia e Beatrice. Beatrice addirittura è scesa dal paradiso, è venuta giù nel limbo a dirmi: vai dal mio amico Dante che in questo momento si è perso, vai da lui che ha bisogno, e io sono venuto lì da te, gli dice Virgilio, sono venuto in tuo soccorso. E quindi se tre donne di questa grande fattura si sono mosse per te, che cosa aspetti, che cosa dubiti? C'è Beatrice che ti aspetta. Chi è Beatrice? Beatrice, colei che porta alla beatitudine. E la teologia è la massima espressione di elevazione spirituale. Ma se noi la riportiamo ai giorni d'oggi, Beatrice potrebbe essere la persona che incarna la motivazione, muoversi verso qualcosa, avere un obiettivo, un fine, uscire dall'inferno per tornare a rivedere le stelle. Questa è Beatrice. E allora quando sente il nome di Beatrice, la donna che aveva amato, decide di partire, decide di attraversare la porta infernale. Per me si va nella città dolente, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza voi che entrate. E varca la soglia, incontra gli ignavi. Non ti curare di loro, ma guarda e passa, perché loro non sono degni di nemmeno di uno sguardo, non hanno mai preso una decisione. Ma Dante ha paura, ha tanta paura, incontra Acheronte, il fiume Acheronte, e incontra Caronte che lo traghetta da un'altra parte e poi alla fine sviene. E finalmente nel limbo è tranquillo, ma poi riparte e incontra Minosse. Stavvi Minosse orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo Cavinchia. Stasera faremo uno dei canti più belli in assoluto.
faremo il canto quinto dello inferno, faremo il canto della passione, il canto dell'amore, il canto di Paolo e Francesca, una delle vette massime della poesia occidentale. E stasera soffriremo insieme a queste due anime che hanno sofferto l'amore per noi, prima di noi, e Dante ce lo ha raccontato. Ma prima c'è Minosse, c'è il giudice infernale. Quando vede arrivare le anime, Minosse si cinge con 3 o 4 o 5 volte, a seconda del cerchio dove devono andare i dannati, con la sua coda. Minosse è il re di Creta, ma qui è una belva, una bestia, è l'istinto, è la passione carnale, perché qui stasera parliamo di carnalità, parliamo di passione. E quindi Minosse è colui che incarna la giustizia al contrario e condanna e decide di condannare. E appena vede Dante, lo riconosce, dice: ma tu sei vivo, oh tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse, guarda come entri e di cui ti fidi. Dove vai? Dove stai andando? E perché ti fidi di Virgilio? Perché ti fidi di questa guida? Ma chi è Virgilio? Ah, Virgilio è la razionalità. Virgilio rappresenta il nostro libero arbitrio. Virgilio rappresenta la ragione naturale. E quando noi siamo in un momento di difficoltà, quello che ci può aiutare è affrontare in maniera razionale, passo dopo passo, le nostre difficoltà. Quindi Virgilio è la ragione e Minosse è la bestia, la passione. La passione è la ragione. La ragione e la passione che si trovano uno di fronte all'altro. Vince Virgilio, vince con dei versi meravigliosi. Vuolsi così colà dove si può, e ciò che si vuole più non dimandare. Chi non conosce queste? Pensate che ci sono degli stranieri che imparano la Divina Commedia per poter dire questi versi bellissimi, che vuol dire che c'è qualcuno lassù che vuole questo. E quindi tu non ti devi preoccupare, lasciaci passare, perché così è scritto, così vuole Dio. E allora incominciano a incontrare il secondo cerchio. Il primo cerchio, abbiamo detto, è quello del limbo. Nel secondo cerchio incomincia proprio con un modo di dire che deriva da Dante Alighieri, padre della lingua italiana, padre della nostra cultura. Dante, colui che ha inventato la nostra lingua. Si dice che delle 2000 parole che noi usiamo tutti i giorni, ben 1600 sono nella stessa accezione in cui noi le troviamo dentro la Divina Commedia, nello stesso modo. Quindi parte della nostra lingua, parte della nostra Italia, Italia che però non c'era a quei tempi, Italia divisa, ai serva Italia. Eppure noi siamo l'unica nazione dove prima è nata la cultura, prima è nata la lingua e poi è nata l'unità della nostra nazione, del nostro stivale. E incomincia in questo modo qua. Ora incominciano le dolenti note. Chi di noi non ha detto una volta una frase come questa? Ecco, ora ci sono le dolenti note. È un modo di dire, tanti sono i modi di dire che derivano dalla Divina Commedia, da questa opera incredibile. Fu io colui che le difesi a viso aperto. Oppure amor che nulla amato mar perdona, la bocca sollevò dal fiero pasto. Tanti modi di dire noi usiamo tutti i santi giorni nella nostra lingua e non ce ne rendiamo conto. E cosa incontra? Cosa c'è nel primo cerchio? Una bufera infernale, una bufera tremenda che non ha mai ferma, non ha mai sosta. Ed è la bufera che sbatte di qua e di là i dannati, i peccatori carnali che la ragion sommettano al talento. Nel secondo cerchio ci sono i lussuriosi. Chi sono i lussuriosi? No, non sbagliamoci, non sono solo quelli che hanno preferito il sesso ad altre cose. I lussuriosi sono coloro che hanno, ce lo dice bene Dante, una definizione perfetta, che la ragion sommetta al talento. Talento era la capacità di fare, la capacità di avere passione,
Quindi sono coloro che fanno prevalere le emozioni, la passione al posto della ragione. Dante non è contro l'amore, Dante non è contro la passione, Dante è contro il troppo amore o la troppa passione o il poco amore o la poca passione. Per Dante quello che conta è ciò che sta nel mezzo, è la virtù che sta nel mezzo. E qui invece ci sono quei peccatori che hanno smesso di ragionare e hanno fatto le cose seguendo la loro passione, il loro istinto. E quante volte lo facciamo anche noi, no? Quante volte noi ogni giorno prendiamo delle decisioni perché lo sentiamo, perché pensiamo di far bene, perché crediamo che sia una cosa giusta, perché ce lo dice il cuore. Quante volte seguiamo il cuore e poco la ragione? E quante volte il cuore ci dice una cosa e la ragione ce ne dice un'altra, in un eterno combattimento interiore. Ragione, passione, passione, ragione, ancora una volta. Questo è il canto dilaniato, dove dobbiamo prendere una decisione, perché altrimenti saremmo sbattuti, come dice Dante, di qua, di là, di giù, di su. Sentite come suonano bene, no? Come in maniera onomatopeica sembra quasi proprio di vedere queste anime che vengono sbattute di qua e di là. E poi Dante vede altre anime, e quando le vede lui le vuole conoscere, o perlomeno vuole parlare con qualcuna di esse, o perlomeno vuole parlare con due di esse. Queste sono le anime lussuriose che morirono per amore, per la passione. Quindi sono quelle che in qualche modo i loro sentimenti le hanno portate al massimo del dolore, per poi avere la massima punizione, cioè spargere il proprio sangue e perdere la propria vita per l'amore. E allora qui incominciano una serie di elenchi. Vede Semiramide, vede Didone, che è la regina dell'Eneide, incontrata e raccontata da Virgilio, vede Cleopatra, e poi c'è Elena, Elena di Troia, Achille è condannato all'inferno perché lussurioso, Paride, Tristano. Ci sono tutta una serie di nomi, e sono tutti nomi letterari, nomi che appartengono a poemi, a libri, nomi che in qualche modo magari abbiamo studiato anche noi durante il nostro periodo scolastico. Poscia crebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche cavalier, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Nomar le donne antiche cavalier, le donne cavalier, l'armi e gli amori, io canto. Ariosto prenderà spunto da qui per incominciare il suo Orlando furioso. Tutta la poesia successiva deriva in qualche modo da Dante. Comincia io, poeta, poeta, perché in questo caso Virgilio è un poeta, non è il maestro, non è il signore, non è il duca, è un poeta. Poeta, io volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono al vento così leggeri. Sono condannati, ma sono leggeri. È come se la loro pena in qualche modo fosse lieve rispetto a tutte quelle che troveremo successivamente. Ed elle a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li prega che per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Quando saranno qua vicini, tu chiedi loro di venire a parlare con te, e se glielo chiederai per quell'amore, per quella passione che loro hanno, loro saranno contenti di raccontarti la loro storia. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, oh anime affannate, venite a noi parlare, saltino e niega se Dio non vuole. E qui c'è una metafora bellissima. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vengono per l'aria dal voler portate. Sembrano due colombe, e le colombe lo sappiamo, sono uccelli che in qualche modo sono positivi, sono portatori di pace. E queste due anime incominciano a volare, a svolazzare, leggiadre, fino ad arrivare davanti a Dante. E da Dante incominciano a parlare.
È la prima anima che parla a Dante. È la prima volta che un'anima dannata parla al sommo poeta. Ed è una donna. Quanto è moderna la Divina Commedia? 700 anni fa un poeta decide di far cominciare la sua opera più importante facendo parlare una donna. E la conoscete tutti. È Francesca. Francesca da Rimini. E queste sono le prime parole che un'anima dannata dice nella Divina Commedia. Oh, animal grazioso e benigno. Si rivolge a Dante. È un animale. Animale nel senso che ha un'anima, non che è un animale. Grazioso, che è pieno di grazia. E benigno, che è pieno di benignità, che era la virtù che portava il bene. Quindi Dante è qualcosa che le anime dannate riconoscono già portatore di una serie di valori. E quindi loro sono disposte a parlare con lui perché è grazioso e perché è benigno e perché è un animale e perché cioè ha un'anima. Che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, cioè noi che spargemmo il sangue. Se fosse amico il re dell'universo, cioè se Dio fosse nostro amico, ma non lo è perché siamo anime dannate, noi pregheremo lui della tua pace, poiché hai pietà, la pietà, non la misericordia, non la confondiamo. La misericordia è quando proviamo quasi pena, la pietà è quando invece proviamo empatia, proviamo per qualcuno una sofferenza, cioè ci mettiamo nei panni degli altri. E Dante qui si mette nei panni di Paolo e Francesca. E qui comincia anche a raccontare chi è e incomincia a raccontare la sua storia. È una storia bellissima, una storia stupenda, è una storia che da anni in qualche modo ha affascinato l'uomo, perché è la storia d'amore per eccellenza, perché è l'amore che va oltre la morte. Sì, anche Romeo e Giulietta è bella perché muoiono fondamentalmente, ma qui non solo sono morti insieme, ma il loro amore prosegue in eterno sono nella bufera infernale, sbattuti di qua e di là, ma attaccati insieme. È come se non avessero capito qual è stato il loro errore. È come se il loro errore fosse ancora presente, anche dopo la morte. È come se quella grande passione che li ha uniti non li avesse mai separati. E in questo caso li condanna in eterno a soffrire. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci lui. Ravenna, è di Ravenna. Sì, lo so che la chiamavano tutti Francesca da Rimini, ma Francesca da Rimini è nata a Ravenna e si chiamava Francesca da Polenta. E andò in sposa a Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. Era un matrimonio combinato. E chi portò la richiesta di andare in sposa a Gianciotto? Il fratello di Gianciotto, Paolo, Paolo il Bello. Era molto bello Paolo. Gianciotto suo fratello no, non era bello, era brutto, era storpio. E invece quando Francesca vede Paolo rimane affascinata, ha una sorta di colpo di fulmine, la sua passione sgorga ed è ricambiata perché anche a Paolo Francesca piace. E poi in questa terzina parla proprio della sua terra, parla di Ravenna, e guarda caso Dante è morto proprio lì, a Ravenna, è morto proprio tornando da un viaggio da Venezia, prese la malaria, proprio nella marina dove il Po discende, perché era una zona paludosa, e quando arrivò a Ravenna, in una notte dove ebbe la febbre molto alta, il giorno dopo morì. E quindi è come se raccontasse il luogo della sua morte. Questa terzina è meravigliosa, ma meravigliose poi sono le tre terzine successive che tutti quanti conosciamo, perché forse è proprio la vetta della poesia occidentale. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il mondo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte che inattende chi a vita ci spense. Di cosa sta parlando qui Dante?
sta parlando solo di Beatrice, solo di Francesca, solo dell'amore per le donne, o sta parlando anche di qualcos'altro? Amor che al cor gentil ratto s'apprende, al cor gentil rempaira sempre amore. Unizelli, stil nuovo, lo stil nuovo, il dolce stil nuovo, è lo stile che in qualche modo aveva frantumato lo stile precedente, perché aveva tolto l'amor cortese, l'amore della corte, e l'aveva portato in città, e l'aveva portato con Guinizelli, con Cavalcanti, con Dante, e avevano creato una sorta di rivoluzione. Erano i rapper del 1300, avevano cambiato le idee, avevano cambiato le regole, e l'amore lo poteva avere chiunque, bastava avere un cuor gentile. Un cuor gentile, cioè tu non devi essere nobile. Se tu sei nobile, allora puoi amare. E Dante disse no, e tutta la corrente dolce stil nuovo disse no, tu basta che hai un cuore gentile, cioè che hai dei nobili valori, e allora anche tu puoi amare. E questa fu una rivoluzione. Prese costui della bella persona, amor che a nulla amato amar perdona. E questo è un verso che bello, troviamo anche nella musica moderna, lo troviamo dappertutto, insomma lo troviamo come citazione classica. Quando noi parliamo di amore, questo è il verso per eccellenza. Cosa significa? Perché a volte non lo capiamo fino in fondo. Amor che a nulla amato amar perdona, cioè vuol dire che se tu ami qualcuno, se tu ami qualcuno così fortemente, allora prima o poi questo pezzettino d'amore gli arriverà, e piano piano riceverai in cambio anche tu lo stesso amore. È come se fosse una legge. Io ti do un amore, e se il mio amore è vero, è puro, prima o poi ti arriverà questo mio sentimento, e prima o poi tu mi amerai. Sì, lo so che non siete d'accordo. Sì, lo so che qualche volta voi avete amati e non siete stati ricambiati. Però qui si sta parlando proprio di questo, cioè che quando la tua passione è talmente forte, è talmente grande, e quindi se sostituiamo la parola amore alla parola passione, quando tu provi una forte passione per qualcosa, prima o poi qualcosa tu riesci a dare agli altri, prima o poi qualcosa arriva. Amor condusse noi ad una morte, perché loro, Paolo e Francesca, furono uccisi, si dice, nel castello di Gradara, nelle Marche, proprio sopra Rimini, e si dice in un solo colpo, proprio da Gianciotto, il fratello di Paolo. E siccome Gianciotto aveva tradito Paolo, finirà nella Caina, l'ultimo girone, il girone dei traditori, dove c'è la fredda palude del cocito, perché in fondo all'inferno non c'è il fuoco, c'è il ghiaccio, ci sono le sei ali di pipistrelli che Lucifero sbatte e rende ghiacciato tutto. Lucifero, il portatore di luce, perché dentro ognuno di noi, quando stiamo male, quando dobbiamo attraversare il nostro inferno, c'è sempre una luce che ci può portare fuori. Quando io tesi quelle anime offese, chinai il viso tanto e tenni basso, finché il poeta mi disse: che pensi? Dante sta male, china la testa, ha appena ascoltato la storia di Francesca ed è come smarrito, è come se le forze gli venissero meno, quindi è turbato, è fortemente turbato. Che cos'ha Dante? Perché sta così male? Però cerca di andare avanti, e quindi si rià e dice: quando risposi, comincia io, oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio me ne ho costruito al doloroso passo, come dire, chissà quanto hanno sofferto loro, non io, quanto hanno sofferto loro, quanto desiderio hanno avuto. Cerca di cambiare discorso, non vuol far vedere al suo maestro, a Virgilio, ma Virgilio ha capito che Dante è sconvolto. Dante è molto sconvolto, è sconvolto più di sempre, non sarà in nessun altro passo dell'inferno, sarà così sconvolto, sarà sconvolto proprio qui. E poi mi rivolsi a loro e cominciai: Francesca, la chiama per nome come se la conoscessimo. Noi la conosciamo tutti quanti, Francesca, ma a quei tempi era una storia famosa, nota, lo sapevano tutti che c'era stato questo omicidio, che c'era stato questo momento di forte
drammaticità. E quindi Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno triste e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore? A che e come concedette amore? Dante può sapere una cosa sola, può sapere una sola cosa, una sola. A che e come? Quando e come è nato? Perché? Qual è stato il momento in cui vi siete innamorati? Lo ricordate voi quando vi siete innamorati per la prima volta? Quando per la prima volta avete provato quella sensazione unica, magica, quella passione, quando avete detto sì è lui o è lei, e l'avete detto sì è lui e lei per sempre, questo amore che ci porta via, che in qualche modo ci fa perdere ogni modo di vivere, ci fa sognare, ci fa rendere in qualche modo unici. L'amore all'inizio è bellissimo, è stupendo, è meraviglioso, e c'è un momento esatto in cui ci innamoriamo, uno sguardo, una parola, una frase, un bacio. Qual è il momento e come vi siete innamorati? Vuole andare alla radice, vuole scoprire il perché, vuole andare in fondo. Non gli basta sapere che hanno sofferto per amore, vuole sapere il motivo. E quello a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, lo sa Virgilio, perché anche lui soffre, ma se a conoscere la prima radice del nostro amor tu hai tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Perché dopo essersi innamorati, se l'amore finisce male, se l'amore finisce in tragedia, uno parla, dice, racconta, e mentre dice piange, lacrimare. Quindi se tu vuoi sapere la prima radice, il vero motivo, io te lo dirò. Ma preparati, perché c'è tanta sofferenza in questo momento. Stiamo andando sempre più giù, stiamo scavando. È come se scavassimo anche dentro di noi, perché stiamo cercando di capire qual è stato il momento in cui anche noi abbiamo perso la ragione, abbiamo sottomesso la ragione al nostro talento, al nostro amore, alla nostra passione, quando abbiamo smesso di essere persone coscienti e ci siamo lasciati andare all'amore, alla passione, alla vita. Ed eccoli, quattro terzine bellissime, stupende, e raccontano la storia di Paolo e Francesco. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Lancillotto e Ginevra, era l'amor cortese, era l'amore per eccellenza, quello cavalleresco, dove Lancillotto era innamorato perso di Ginevra. E loro leggono un libro, e lo leggono per diletto, ed erano anche senza alcun sospetto, cioè erano tranquilli, stavano lì, stavano leggendo, non importava fare niente, perché stavano intrattenendosi. Però c'è questo libro, e in questo libro si parla d'amore. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso, scolorocci, questo, lo scolorocci è la vergogna. Noi pensiamo spesso che la vergogna sia un sentimento negativo, vergognati! Invece la vergogna è un sentimento bellissimo, è quello che fa arrossire, è quello che ci fa riflettere, è quello che ci fa anche diventare migliori. E loro si vergognano, perché ogni tanto gli occhi si incrociano, si guardano, quegli sguardi, quel momento prima, quell'attimo prima, prima di incominciare l'amore, prima della radice, ma ancora non l'abbiamo capito, ancora non l'abbiamo trovato. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. C'è un punto, uno solo, e ce lo sta per dire. Siamo quasi alla fine del canto. Quando leggemmo il disiato riso, essere baciato da cotanta amante, questi che mai da me non fu diviso, la bocca mi baciò tutta tremante. Lancillotto bacia Ginevra, e Paolo bacia Francesca. Nel libro si bacia, e anche nella vita vera si bacia. E ora fermiamoci un attimo. Cioè, cosa abbiamo letto?
abbiamo letto la storia di due persone che stanno leggendo un libro e che a loro volta stanno provando un forte sentimento. E noi stiamo leggendo un libro dove ci sono delle persone che leggono un libro. È tutto una scatola dentro un'altra scatola. È tutto un qualcosa che ha il sapore di letterario. E però questi pezzi sono belli, perché la bocca mi basciò tutta tremante. Basciò, basciò è provenzale, è ancora di nuovo la poesia provenzale, quella romantica, quella cortese, quella cavalleresca, quella che aveva letto per tante volte Dante quando era giovane, quella che aveva scritto, quella che aveva fatto tante volte. Lui era uno dei poeti che aveva fatto queste cose qua. Galeotto. Galeotto. Galeotto è Galeotto, è un personaggio. È un personaggio che cerca di mettere dentro la testa di Re Artù il dubbio della gelosia. E Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti, perché da quel momento incominciarono a fare l'amore. È stato il libro! È stato il libro! È stato il libro! È lui il colpevole! È lui che ha cominciato a far fare l'amore a loro! La prima radice, il motivo per cui è cominciato tutto quanto, è stato il libro, è stata la letteratura, è stata la poesia! Maledetto il libro, maledetta la poesia! Maledetto Dante! Perché lui aveva fatto questa poesia, perché lui stesso era poeta e quando scriveva del dolce stilnovo, tanto gentile e tanto onesta parla donna mia quando ella altrui saluta, aveva anche lui contribuito a far diventare la letteratura qualcosa che induceva la passione, che faceva sottomettere la ragione al talento. E lui lo capiva, lo capisce. E l'avete capito anche voi, dai, l'avete capito anche voi, l'avete capito anche voi che tante volte nella vita il nostro cuore, la nostra passione ci frega. Noi pensiamo di fare la scelta giusta perché seguiamo il nostro istinto, seguiamo le cose che dobbiamo fare perché ce lo dice l'amore, perché io ho tanta passione, quante volte, ma io ci metto tanta passione. Ma qui Dante ci dice che non basta. Se noi vediamo la Divina Commedia come un percorso di miglioramento, perché incominciamo, no, dalle cose più brutte, tutte quelle cose come la lussuria che abbiamo visto, l'ira, la gola, e quindi cerchiamo di superarle e poi saliamo, cerchiamo di elevarci, di imparare fino ad arrivare poi alla montagna del Purgatorio, in cima incontrare Beatrice e farci trasportare fino al paradiso. Ecco, se noi vediamo la Divina Commedia un po' da lontano, non come qualcosa che noi dobbiamo imparare per prendere una sufficienza a scuola o come vezzo per fare una citazione colta, ma la vediamo come un cammino, allora forse la Divina Commedia è il primo libro di crescita personale e ci può dare una mano, ci può aiutare anche nelle scelte di tutti quanti i giorni. E qui Dante ce lo dice, non è sbagliata mai. È sbagliato amare troppo, è sbagliato non avere il controllo di noi stessi, è sbagliato quando noi sottomettiamo completamente la nostra ragione ai nostri sentimenti. E lo so che è dura da accettare, perché noi pensiamo sempre che i nostri sentimenti, il nostro cuore, sono fatto così, perché dovrei cambiare? Me lo dice il cuore, perché dovrei cambiare? E invece no, qui Dante incontra la sua prima anima e non è un caso che sia una donna e non è un caso che si parla proprio di amore, di passione, del dolce stilnovo, della poesia che lui deve abbandonare. Se lui vuole arrivare al cospetto di Dio, lui deve smettere di essere il poeta che era e deve diventare una persona migliore. E allora non deve smettere di amare, ma deve smettere di amare troppo,
di indurre un amore sbagliato, un amore profano, un amore che non sia all'altezza delle sfide che lo stanno aspettando. È Dante contro Dante, è Dante contro se stesso, siamo noi contro noi stessi. Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi mette l'io all'inizio di questa grande opera. E quindi se lui parla in prima persona, siamo noi che siamo a lui, diventiamo tutti quanti dei pellegrini che fanno un percorso, un cammino per diventare migliori. E quindi è questo che dobbiamo fare, imparare a diventare migliori, ascoltare il nostro cuore, ma ascoltare anche la nostra ragione. E io adesso vi lascio con le ultimi 7 versi di questo canto meraviglioso, uno dei canti più belli che stasera spero abbiate potuto apprezzare. E lascio senza spiegare nulla, perché tante volte la cosa più bella della Divina Commedia è proprio la poesia, la forza della poesia, questa opera unica, incredibile, scritta 700 anni fa, scritta in volgare, ma ve lo immaginate, un mondo completamente in latino, dove preti, avvocati, notai usavano il latino, e arriva Durante degli Alighieri, detto Dante, che decide di scrivere l'opera più bella del mondo in volgare, andando contro tutti e tutti, un innovatore, e ha vinto lui, perché noi stasera stiamo parlando di lui e stiamo usando la sua lingua. E allora, perché è sopravvissuta la sua grande opera dopo 7 secoli? Per la bellezza della poesia. E quindi le mie parole sono niente in confronto ai suoi versi, e quindi è giusto che sia lui che ci racconti l'ultima parte di questo meraviglioso canto. Quando leggemmo il disiato riso e essere baciato da cotante amante, questo che mai da me non fia di viso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno non più non di leggemmo amante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni me, così com'io morisse e caddi come corpo morto. Caddi. Grazie. Simone Terreni.